In principio era la favola e vi sarà sempre. Ciao a tutti, sono Ari e benvenuti sul mio nuovo canale. Per questa prima rubrica ho deciso di cominciare con dei video di breve introduzione agli artisti di nicchia che più mi hanno colpito e meravigliato nel corso degli anni. Dato che non avevo idea di come iniziare questi video, ho deciso di partire da dove è nata la mia passione per la creatività, ovvero dalle fiabe e dalle favole. È dunque per questo che il primo artista di cui voglio parlarvi è Kai Nielsen, ovvero uno dei più grandi illustratori di fiabe che purtroppo è poco conosciuto. L'aspetto che rende inconfondibile la pittura di Nielsen sono gli sfondi che si aprono e si slanciano verso l'alto. La peculiarità delle sue opere è la particolare concentrazione delle scene negli angoli. L'azione si svolge tutta lì, è tutto in un punto. Racchiuse in quel minuscolo spazio vitale, quasi ignare dell'immensità che le circonda, ci sono delle figure slanciate, anch'esse tipiche dell'immaginario di Nielsen. Sono delle figure magre, eteree e altissime, dall'aspetto quasi alieno o elfico. I loro sguardi vanno spesso lontano, disincantati, forse a prevedere il loro futuro oppure a ricordare i secoli che già hanno vissuto. Tutti intorno a loro c'è lo spazio cosmico dedicato all'atmosfera incantata e cupa. Non c'è spazio invece per l'horror vacui. Ciò che rende Kai Nielsen uno dei miei illustratori preferiti è il modo in cui riesce ad incantarti e al contempo a metterti a disagio di fronte alle sue immagini. In ogni suo tratto c'è sogno, magia, ma anche qualcosa di sinistro che ti mette in allerta. Forse sono le figure quasi scheletriche, o forse è l'immensità dello spazio vuoto che di fronte alla piccolezza dell'uomo ricorda molto il sublime romantico. Se prima di questo video non avevate visto nessuna delle opere di Kai Nielsen, vi consiglio di recuperarvi il libro East of the Sun, West of the Moon. È un libro raccolta delle illustrazioni più belle mai create da Kai Nielsen. E anche se nel guardare queste opere avete detto "Io questo artista non l'ho mai incontrato", beh, sappiate che vi sbagliate. Sono infatti sicura che anche voi, come me, siete rimasti traumatizzati da una scena famosissima. Sto parlando della sequenza Night on Bald Mountain del film d'animazione Fantasia del 1940, creato proprio da Kai Nielsen. E con questo ricordo terrificante io vi saluto. Speriamo di avervi incuriosito con questo video e se ci siamo riusciti, complimenti a Kai Nielsen e pat pat a me. Mi raccomando, aspetto consigli e commenti da voi al più presto. In descrizione trovate il mio blog di magliette fatte a mano e i miei social. Fatemi sapere cosa vi piace, cosa cambiereste e magari qualche artista di cui vorreste sentir parlare. Se avete gradito il video mettete un bel mi piace e iscrivetevi. Ricordate di andare anche voi là fuori a spargere l'arte. Ci vediamo al prossimo video e ricordate che non è tutto noi a ciò che pensa. Ah no, aspetta.